Uomini e donne, il pubblico ha criticato Maria De Filippi, ecco il motivo. Il pubblico ha criticato Maria. Il programma Uomini e donne ha riscosso e riscuote sempre un enorme successo. Il merito è di coloro che mettono in gioco i propri sentimenti per trovare l'anima gemella. La settimana ha sempre inizio con il Trono Over, in cui non mancano mai gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. I telespettatori sono abituati ad assistere alle loro liti. Dopo una torta in faccia, stavolta Tina ha superato il limite gettando un secchio d'acqua fredda sulla dama. Gli utenti social hanno commentato l'evento, soffermandosi soprattutto su Maria De Filippi. Quest'ultima dovrebbe prendere dei provvedimenti, anziché sorvolare su questi atti di vero bullismo ai danni di una signora anziana. Ridicolizzare così una persona è squallido. Nella puntata del 15 maggio, Tina ha detto che avrebbe fatto qualche gesto di cui tutti avrebbero parlato. Dopo poco è entrata in studio e, prendendo Gemma alle spalle, le ha versato un secchio d'acqua, nonostante la conduttrice avesse cercato di fermarla con un semplice richiamo. Tutti hanno riso sullo spiacevole evento. L'unico che è andato in suo soccorso è stato Armando Incarnato, il quale le ha dato la sua giacca per coprirla. Subito dopo Gemma è andata dietro le quinte per asciugarsi. Tina l'ha seguita e ha continuato a prenderla in giro per il suo aspetto. Il pubblico ha criticato Maria perché si è limitata a regalarle un mazzo di fiori per scusarsi. In realtà tutti si sarebbero aspettati un esito diverso, dal momento che il gesto è stato di pessimo gusto. Molti hanno richiesto addirittura un intervento esterno. Tina chiederà scusa? La conduttrice ha palesemente manifestato il suo dispiacere per l'accaduto. Chi era presente nello studio ha notato il suo disappunto, dunque potrebbe chiedere a Tina di scusarsi pubblicamente. Basterà per placare gli animi di coloro che seguono ed,